Benedicta, qualche consiglio per i tuoi colleghi attori? Qualche consiglio al volo? Io? Tu? No, non so, non saprei, anzi non bisogna dar consigli, secondo no, meglio me. Di secondo no. me bisogna seguire le spinte della pancia e basta. E andare avanti, sì. Questo tutto è un qua, gergo è attoriale. Tutto qua. Gianluca? Sì, volevo, intanto ringrazio Gino, troppo buono. Posso dire una cosa? Sì. C'era l'assessore Blasetti che deve ricevere il premio anche. Ah sì, sì, okay. vieni Duilio. Lo facciamo salire? Come? Ha visto che brava che sono stata, glielo consegno io. Sì, prego. È onore mio, grazie. Vieni tu, vieni. Prego, si accomodi. Sì, volevo semplicemente dire che non serviva neanche Gino, sono io e la provincia che ringrazia te invece per l'idea geniale che hai avuto in uno, ripeto, dei tanti percorsi che abbiamo fatto verso l'Aquila. È il minimo che potevamo fare, ringrazio qui presente il Presidente del Consiglio Provinciale, grazie al cui contributo e al cui impegno la mozione è stata approvata, il premio è stato approvato e istituito all'unanimità. L'ho detto ieri, ci tengo a ribadirlo stasera perché è un segnale importante, forse è l'unica mozione che il Consiglio Provinciale è riuscito ad approvare unanimemente. È uno dei miracoli che Pietro fa, quindi ringrazio per questo e soprattutto abbiamo fatto tutto secondo quello che Pietro diceva, senza pensarci, se non pensando a lui. Grazie. Grazie Benedicta Boccoli. E io, sindaco, non vogliamo dare una targa anche a Paolo? A Paolo nel senso di... Paolo, questa abbiamo pensato di fare dono a te perché... Grazie. Nel momento in cui ci siamo conosciuti abbiamo avuto subito la percezione di una grandissima di un buon feeling. Simpatia reciproca e quindi questa si è concretizzata con una manifestazione resa da te veramente grazie. Eccezionale, splendida e io sono convinto che potremo continuare tranquillamente questo migliorare insieme tutto quanto la manifestazione. Grazie sindaco, stringo la mano a nome di tutti coloro che hanno calcato questo palcoscenico. Bene, e noi dobbiamo andare avanti velocemente, io ringrazio ancora tutti voi, grazie ancora Benedicta, vado avanti veloce perché il freddo si fa sentire, non facciamo finta di niente, però noi tra pochissimo faremo salire sul palco il colonnello Massimo Morico che è qui con noi, non ancora adesso, tra qualche attimo, ma che ci spiegherà cosa potremmo fare per prevenire questo freddo. Invece vorrei ancora Matteo Ripaldi qua sul palco perché consegniamo il quarto riconoscimento per gli audiovisivi, bene, la commissione della provincia dell'Aquila presieduta da Gianluca Alfonsi ha ritenuto opportuno consegnare il premio per la sezione audiovisivi all'opera Gli ultimi contadini realizzata da Tullio Pascucci. Eccolo Tullio, buonasera, Matteo ha la motivazione, buonasera Tullio, buonasera, grazie e complimenti per questo attestato, credo che dovremmo vedere delle immagini, di che cosa si tratta, come nasce questo audiovisivo? Praticamente racconta un po' la vita, diciamo un po' di mio padre, che era contadino e io stesso mi piace la campagna e ho voluto raccontare questi momenti di vita. Dove vive Tullio? Qui a Tagliacozzo, l'Oriente. E l'idea di realizzare un video perché? Perché è un po' è il mio mestiere, mi piace... Le dispiace se... capisco che lei ha un profilo splendido, però magari la vediamo... Ecco, vediamo di qua, no, dalla parte di qua... No, di qua no, è meglio frontale, meglio frontale. Niente, mi piace la campagna, la vita contadina, ho voluto raccontare questi momenti di... Si vede che le piace la campagna, perché è così sereno, sorridente, felice, ma di mestiere cosa fare? Faccio il documentarista. Ah, il documentarista, bene. Allora, noi purtroppo questa sera non possiamo proiettare il suo documentario, ci sarà un'altra occasione, ma è pronto per realizzare qualcos'altro di nuovo? Sì, ho molte idee in testa e alcune già realizzate che poi devo montare e chiudere. Questo premio tramite audiovisivi vuole promuovere il territorio, immagino che lei sarà d'accordo. Senz'altro, e io...
avrò girato almeno 20-30 ore di immagini sulla Marsica e sull'Abruzzo. E allora una sera faremo una full immersion dalle 6 di pomeriggio fino alle 8 di mattina, vedremo tutte le sue immagini. Matteo, vogliamo leggere la motivazione? Sì, allora per la sezione audiovisivi consegno con piacere tra poco il premio a Tullio Pascucci, autore del documentario Gli ultimi contadini. Per le originali immagini, testimonianze di un'autentica realtà rurale, preservata con amore e passione d'altri tempi. Il documentario trasmette il chiaro messaggio di come sviluppo e tutela per l'ambiente e per gli animali possano coesistere in un rispettoso rapporto sinallagmatico. Grazie, consegniamo il premio per questa sezione audiovisivi. È un premio per queste 20 ore di girato, ma in particolare per questo documentario dal titolo Gli ultimi contadini all'amico vincitore di questo premio Pascucci. Grazie ancora, arrivederci, grazie ancora e complimenti. Sì, piccola postilla, il premio rappresenta, questo è il bello della diretta, sì, è il bello della diretta, va ruotato e rappresenta la Torre Febbonio di Trasacco, uno scorcio del panorama circostante ed è l'autore... È Francesco Marcangelo. Francesco, grazie. Marcangelo, molto così ci ha. Grazie ancora. Matteo, siamo sul tardi. Noi con te ieri sera abbiamo parlato tantissimo dei tuoi partecipazioni ai film, della tua amicizia con Pietro Taricone. Quindi io credo che evitiamo altre chiacchiere. Ti ringrazio ancora per aver aperto con la lirica scritta da tuo padre. Però io la clip con alcune cose di questo splendido prodotto di questa zona, di questo bravo attore, le vogliamo vedere. Anche perché c'è un'immagine fantastica del film che tu hai girato con Sordi, no? Sì, Nestor e l'ultima corsa nel 93. Nel 93, hai ancora un ricordo fantastico di quei momenti? Ancora un ricordo vivo, sì. Come hai un ricordo vivo di Pietro? Ancora più vivo perché è più recente. Guardiamo questa clip che serve per fare ancora un plauso al nostro amico Matteo Ripaldi. Eccola. Il cavallo domani mattina va al mattatoio? No, al mattatoio. Sì, ma non è niente, un attimo. Colpo di pistola al fronte, manco se ne accorge. Ah, non è niente, no. Io non lo voglio più vedere. Non lo voglio più vedere. Guarda, ma fighi, vero? Mi ricordano una mia compagna di banco alle medie. Ce le aveva tali e quali. Solo che poveretta lei era costretta a tenerli, capisci? Ma allora sono fortunato, no? Io ho gli anfibi e sto bene. Pronto? Ma voi li aspettate dentro! Con il colpo in canna! No. Pierandrea. No, non mi fate la gamba. Pierandrea, sta no, calmo. No, calmo, no, Pierandrea. Calmo. Coraggio, resisti. Lei. Resisti, non dire così. La vita è la cosa più importante che hai. Calmo, sta calmo. No, no, voglio morire. Ho paura dagli occhi. Dagli occhi. Dagli occhi. Guarda. Lo vedi? Ciao. Oh. Che ci fai qui? Piccolo, ti devo parlare. Va bene. Sì. Tieni. Scusate, signor... Oh! Massimiliano! Scusi, le spalle. La parola. Vieni qua. Fai. Lascia. Yeah. Io a questa non cambierei della virgola. Eppure lei, papà, pure lei mi ama, signora, sua figlia, mi ama per come proprio so io. Chiamala scema. Matteo Ripaldi. Grazie, grazie.
Matteo, abbiamo parlato tutta la sera di amore per gli animali, la scena del gatto, insomma, non è che era proprio... Sì, in effetti, era di peluche, quello che cadeva era di peluche. Ci hai proprio massacrato. Sì. Grazie ancora, complimenti. Grazie a voi. Ti facciamo un in bocca al lupo a te e ai tuoi colleghi. Grazie, grazie per mille, una carriera grazie. Come la meritate. Grazie, grazie ancora, grazie, Matteo. Grazie davvero. Buonanotte, grazie. È freddo, non è freddo, pioverà, non pioverà, ci sarà il sole, non ci sarà il sole, è umido, è secco. Colonnello Massimo Morico, benvenuto a Trasacco. Eccolo qua, buonasera colonnello. Allora, se vuole accomodarsi... Bello, vederlo dal vivo, senza divisa però, perché possiamo dare un... Oramai perché sono le donne avevano chiesto di vederla in divisa, perché ha il suo fascino la divisa. Non posso più metterla oramai. Come mai? Sono in pensione. Un giovane pensionato. Allora, intanto... Ogni trasmissione televisiva ha il punto massimo di ascolto, colonnello, quando ci sono le previsioni del tempo. Perché c'è un motivo al di là, magari qualche volta non ce ne frega neanche niente, però siamo tutti lì incollati. Prima di entrare proprio nel tecnico per parlare 5 minuti di meteorologia. Ma direi che sicuramente le informazioni meteorologiche interessano a tutti per vari motivi. Posso fare l'esempio della trasmissione Uno Mattina, in cui ci sono stato per circa 17 anni. Il picco massimo di ascolto era proprio la mattina alle 7:10. Per quale motivo? 7:10, il picco di ascolto. Per quale motivo? Chi prepara i bambini per andare a scuola, quindi magari voleva sapere se faceva freddo o non freddo per coprirli un po' di più. Aprire la finestra no, Ma non è sempre valido. Oppure magari chi andava al lavoro, sapere se... portare l'ombrello oppure andare a lavorare col motorino. A Roma, per esempio, se non abbiamo il motorino è difficile girare. Quindi magari è una bella giornata, però a distanza di un paio d'ore, 2-3 ore, potrebbe arrivare un temporale. Quindi magari informazioni che servono a tutti. Questo premio parla di natura, parla di...